Diamo il benvenuto a Riccardo Tosetto. Ciao Riccardo, lo sai che sei... Dove sei adesso, prima di tutto? Adesso sono a Cittadella, sono A proprio a casa, sono ritornato Cittadella, a capito? casa. A casa, ben lontano dal mare, però ormai noi siamo abituati a vederti costantemente. Sei stato 153 giorni a circumnavigare il globo. Ti abbiamo seguito veramente in tanti, è incredibile quanti ti hanno seguito. Adesso ci devi raccontare pure alcune cose di questo aspetto, cioè di quanto hai sentito in qualche modo il fatto che il pubblico ti seguiva. Però la prima cosa che io ti chiedo è di dirci le sensazioni. Quando tu sei arrivato, hai tagliato, c'è stata una primissima dichiarazione a caldo, però adesso che è passato un po' di tempo, anche a cuore più, diciamo, leggero. Cosa ti resta di questa straordinaria impresa? Intanto ho realizzato proprio il mio sogno e l'ho realizzato adesso a distanza di una settimana che l'ho concretizzato, che sono riuscito a finirlo perché è dura circumnavigare il globo, ma anche partire per una circumnavigazione del globo è veramente duro. Quindi anche tutto il lavoro che c'è stato nei 2 o 3 anni precedenti è stato tutto un coronamento, quindi delle fatiche per arrivare a questo. E io ho letto tanti libri, ho seguito tanti navigatori, naturalmente più famosi di me, più capaci, soprattutto magari dal punto di vista gareggiare, dal punto di vista di regatare. Quindi questa circonnavigazione era proprio il mio obiettivo da anni e sono riuscito a realizzarla. Effettivamente, tu in qualche modo sei stata una sorpresa, sei una storia così dirompente che entra nella storia della vela italiana perché sei il sesto italiano di sempre ad aver compiuto la circumnavigazione. In questo elenco, lo sai bene, ci sono personaggi come il povero Simone Bianchetti, c'è Pasquale De Gregorio, c'è Giancarlo Pedote, c'è Alessandro Di Benedetto e poi c'è Andrea Mura e ci sei tu che siete i neo arrivati adesso proprio con la Global Solo Challenge. Quindi, però... Forse di tutti questi sei quello più inatteso, no? E quindi anche in questo senso la gente adesso è incuriosita un po' della tua storia. Quindi ti chiedo brevemente di raccontarci tu e la vela, cioè com'è che la vela è entrata nella tua vita? È stata un po' una casualità, nel senso che ero molto piccolino, avevo 10 anni, quando mio papà per caso mi ha fatto fare una piccola uscita in deriva. Lui è completamente a digiuno del mondo della vela, però avevamo avuto questa occasione in una spiaggia di Caorle, qui del litorale dell'Alto Adriatico, abbiamo fatto un'uscita. Poi ho avuto la fortuna a 13 anni di conoscere Angelo Prede. Angelo Prede è una persona abbastanza conosciuta nell'ambiente perché ha fatto l'Ostar nel 76, quando ha vinto Tabarly, c'era Alain Colas con le Méditerranée. E con lui è nata la mia professione perché io faccio vacanze in barca a vela da 18 anni e scuola di vela, diciamo, principalmente Mediterraneo e Egeo. Quindi c'è stato tutto un percorso, diciamo, nel mare, però a livello un po' più professionale, lavorativo, Certo. diciamo, meno dal punto di vista regate e competizioni, ecco. Però in tanti anni, e tra l'altro nel tuo curriculum sul sito della Global Solo Challenge c'è scritto 100.000 miglia, no? Nel tuo lavoro di skipper professionista ne hai macinate di miglia. A un certo punto di questa carriera, che poteva rimanere come tante, decine, centinaia di skipper, probabilmente rimanere quella, rimanere letale, ti è venuto in mente di fare il salto. L'oceano è sempre stata la mia attrazione. Io ho attraversato 4 volte l'oceano, ho navigato soprattutto in Mediterraneo, ho fatto anche delle regate zonali, diciamo, in Adriatico, però l'oceano è diverso, mi dava un ambiente completamente diverso. Il sogno è sempre stato quello di circumnavigare il globo, ma non c'era la possibilità di realizzarlo in modo pratico perché la Vendée Globe, io dico, è un mestiere per grandi, nel senso che è un lavoro a 360 gradi, dove devi dedicarti una vita, passando magari dai Class 40 ai Mini, e tutto un percorso diverso. Farlo privatamente, secondo me, perdeva un po' il significato e anche c'erano delle difficoltà, perché devi creare comunque un team. Questa è stata l'occasione giusta per poter partecipare, una chance per poter partecipare.
Quindi la regata, diciamo, con la dimensione giusta, tutto sommato, no? Quello di massima Ecco, giusto, sì. questo è quello che un po' è stato riportato anche da altri protagonisti, quindi l'idea di Marco Nannini si è rivelata, diciamo, azzeccata. Hai parlato di preparazione, essere al via di una circumnavigazione, di un giro del mondo in solitario, in regata o meno, tanto più in regata, è già un'impresa, arrivare al via pronti. Dico una cosa subito, tanti mi chiedono già, lo rifaresti? E io dico a tutti, lo rifarei anche domani, senza quello che c'è prima però, perché arrivare a partire è un lavoro soprattutto stressante a livello mentale, trovare le risorse, i tempi sembrano lunghi, ma non sono mai abbastanza lunghi. Quando mi sono iscritto, fortunatamente avevo le idee chiare sulla barca, quindi io volevo un class 40 di prima, seconda generazione. Ho avuto la fortuna di riuscire a contattare direttamente Louis Bourton, che è uno skipper francese che fa la Vendée Globe, e lui nel suo, diciamo, team aveva questa barca che non era più utilizzata, e sono volato subito a Saint-Malo a vederla. In mezza giornata avevamo già trovato l'accordo e poi sono andato a prenderla con Filippo, che è il mio braccio destro, e l'abbiamo portata a Trieste. Con uno stop solo, due stop direi vero, uno a San Vito Lo Capo e un altro a Santa Teresa di Gallura, e poi siamo arrivati a Monfalcone. Da lì è cominciato, io mi sono subito dedicato alla preparazione della barca, sia per il regolamento di regata che imponeva delle paratie stagne, delle compartimentazioni, più diciamo è stata spogliata, è rimasto solo lo scafo. E abbiamo fatto dal sartiame a qualsiasi parte, è rimasto solamente lo scafo. L'elettronica è stata ripresa in mano, boccole dei timoni. Dopo qualcosa, naturalmente, è stato recuperato di quello che esisteva, ma tante cose sono state messe nuove dal punto di vista, soprattutto funzionale. Ecco. Quali sono state le due o tre cose essenziali che tu a questo punto anche consiglieresti, no? Cosa serve? Le prime cose importanti, proprio inevitabili da fare. Beh, non bisogna lasciare nulla al caso perché si sono rotte cose nuove. Quindi, a maggior ragione, se erano vecchie, si usavano i due. Quindi, non abbiamo lasciato nulla al caso. Sicuramente, scafo e armo sono state le cose basilari. Quindi tutta la parte del sartiame, drizze, scotte, cavi sono state ricontrollate, è stata tolta la chiglia, boccole dei timoni, e questo è stato fondamentale. Il resto è stato fatto appunto per evitare grosse sorprese, perché io avevo comunque un set di vele discretamente buono, aveva un anno di vita, quindi era abbastanza nuovo, però io ho deciso di partire con un set completamente nuovo. E una cosa che rimpiango è aver navigato poco prima della partenza con questa barca. 3.000 miglia, 3.500 miglia per portarla da Saint-Malo a Monfalcone. Poi la navigazione prima del giro del mondo con questa barca è stata solo Monfalcone, La Corugna. Cosa pensi che avresti potuto guadagnare dall'avere una maggiore esperienza, di aver fatto più miglia con la barca prima del giro? Beh, alcune modifiche sicuramente che adesso rifarei, tecniche, e potevo spingere un po' di più. Certo. Io sono partito con l'obiettivo di terminare questo giro del mondo e terminarlo senza scalo, quindi erano le due cose principalmente. Di sicuro non sono andato là per navigare così, cioè cercavo anche una prestazione che è venuta comunque dopo, però sicuramente si poteva fare qualcosa di più. Io non nego che chi è arrivato davanti a me sia stato bravo, forse più bravo. Però c'era anche la voglia comunque di tentare di lottare, però poi con Andrea era quando si è avvicinato era impossibile, o ci stai davanti fino alla fine, ma poi no, non potrai mai recuperare. E con Cole, che era l'americana, aveva quel nodo, mezzo nodo in più in tutte le situazioni, e mezzo nodo su 130 giorni mi ha dato 20 giorni di ritardo, ecco. Poi ho avuto un po' di avarie che mi hanno fatto Questo infatti, rallentare. allora 153 giorni,
Significa 5 mesi intorno al mondo da solo con questa barca con la quale avresti voluto navigare di più, però alla fine hai recuperato perché 5 mesi insieme che è diventata la tua casa, il tuo guscio. Se dovessi raccontarli nell'insieme, cosa è stato? Cioè, i capitoli del libro del tuo giro del mondo. Possiamo vedere questo giro del mondo come una curva abbastanza veloce in salita, quindi la discesa, c'era tanta voglia di partire intanto, quindi di chiudere il capitolo precedente e di cominciare a navigare. Poi la discesa dell'Atlantico, c'è il massimo della gioia, dell'adrenalina, venti in poppa, le temperature sono buone. Sei vicino con gli altri concorrenti, ne abbiamo recuperati parecchi, quindi c'era tutta questa parte anche competizione così. Poi quando superi il Sudafrica e ti avvicini alle isole Kerguelen, comincia la sopravvivenza. Quindi dalla prestazione comincia la sopravvivenza. Poi fino alla Nuova Zelanda, all'Australia hai dei riferimenti, quindi attraverso dei punti in cui hai un avanzamento anche nel tuo plotter, nel tuo cartografico e tutto. Quando invece passi la Nuova Zelanda le temperature precipitano ancora e Capo Horn non si vede avvicinarsi con questa rapidità che poi io mi sono spostato molto a nord per vabbè, una scelta che non rimpiango, però non ha pagato come doveva pagare. Poi il passaggio di Capo Horn è stato il momento più emozionante per me e poi c'è stata la risalita dell'Atlantico che io a mio avviso giudico difficile. Almeno per me, François, che era il francese, cioè non condizioni proprio ottimali meteorologiche, quindi là abbiamo veramente ritardato e abbiamo faticato a risalire l'Atlantico. Insomma, l'Eliseo sud dell'equatore non si è mai stabilizzato, quindi di solito hai dei giorni in cui fai dei traversoni, dei traversi laschi prima di passare le latitudini dell'Equatore, noi non ce le siamo dimenticate e abbiamo bolinato dalle Falkland fino po sopra le Falkland fino a casa. La sintonia tra te e la barca, cioè in fondo quel microcosmo è stato il tuo guscio vitale per 5 mesi, no? Come erano i tuoi contatti con la terra, con casa, con gli affetti, il tuo rapporto con la barca, la tua vita, perché a un certo punto in 5 mesi bisogna fare le cose che servono per vivere normalmente, vanno fatte comunque, dormire, mangiare. E poi parliamo della parte invece più nautica e velica. Allora, io sono entrato abbastanza in sintonia con la barca da subito, anche perché posso dire l'ho costruita io, nel senso che tutte le parti con cui ho lavorato le conoscevo, io ho abbastanza rispetto del mezzo che mi trasporta, quindi non so se riuscirò mai a essere un regatante puro perché ci sono dei momenti in cui spingere ti stringe il cuore, no? Quando cominci a rompere qualcosa, cominci quindi subentra più l'aspetto, diciamo, marinaro che di regata. Quindi io sono abbastanza onesto con me stesso, dico, a volte superare quel limite è difficile. La stanchezza sì, si fa sentire, mi sono pesato l'altro giorno, 12 kg in meno rispetto alla partenza. Quindi comincia a esserci a circa 15 giorni dalla fine, le mie scorte alimentari normali erano finite, era rimasto il cibo liofilizzato, però il cibo liofilizzato dopo 5 mesi diventa difficile da mandare giù, per gli americani era molto più facile. Cioè tu per 4 mesi e mezzo sei riuscito a mangiare i cibi normali che avevi? Non No, liofilizzati, quindi alternato, insomma. alternavo un pasto liofilizzato al giorno con un pasto sempre confezionato perché a bordo non c'è modo di conservare, non c'è frigo, non c'è niente, però dalla pasta al riso allo scatolame a cose normali e un pasto Invece gli ultimi liofilizzato. Gli 15 ultimi giorni, 15 solo li ho niente. utilizzati, era finito tutto, ai ai Sì, ai, quello è ho stato. trovato un pacchetto di cracker, mi sono commosso, si era nascosto. Vedi le gioie, le piccole gioie della Vela Oceanica. E invece l'acqua? Facevo con il dissalatore, avevo un dissalatore Katadin che fa pochissimi litri, sono circa 4 litri e mezzo l'ora, che per sono più sufficienti, lo
usavo o un giorno sì, un giorno no, tutti i giorni, perché il problema principale del giro del mondo in tutto questo è fine il problema energetico. Quindi creare energia per far funzionare tutto, sia la strumentazione di imbarcazione, sia un dissalatore, le comunicazioni, qualsiasi cosa. Quindi Questo è importante. bisognava. Tu come lo hai risolto questo problema gigantesco energetico? Io sono partito con due idrogeneratori e la scorta di carburante concessa per regolamento. Non si poteva naturalmente utilizzare il motore in marcia, ma si poteva accendere il motore per ricaricare le batterie. In più avevo due pannelli solari non fissi, diciamo, volanti di emergenza. Quelli mi hanno salvato perché a un certo punto entrambi i generatori erano fuori uso. Quindi quelli mi hanno aiutato molto per non consumare scorte di carburante. Senti, tornando alle scansioni nelle quali tu hai diviso un po', no? I 153 giorni del Giro del Mondo, tu racconti in certi tuoi diari che abbiamo letto la barca lanciata su onde di 6 metri a 20 nodi di velocità, no? Cioè, è quello, io mi immagino che possono essere, quando si è verificato, uno dei momenti in qualche modo indimenticabili. Chiunque, anche tra i velisti appassionati che segue questa intervista, si chiede, se la immagina, perché obiettivamente su onde di 6 metri a 20 nodi di velocità è difficile in Mediterraneo andarci. E quindi come l'hai vissuti, come li ricordi, come si gestisce, perché a quel punto una piccola variazione sul timone o su altre cose può, insomma, creare problemi. Quindi come raccontaci quei momenti. Quella era pura gioia, amore proprio per queste planate. Io passavo ore molte all'interno perché le temperature esterne sono veramente basse, l'acqua è a 4 gradi, quindi se cominci a bagnarti è veramente difficile recuperare il calore, però avevo una buona visuale, avevo fatto anche un cockpit stile Imoca, quindi ero completamente coperto con dei vetri con cui potevo vedere Randa e anche davanti senza prendere le onde, perché la barca si pianta proprio nell'onda precedente e carica questi muri di acqua sopra, però non vorresti mai terminare di planare. La cerchi e continui a cercarla, poi quando timoni a mano riesci a migliorare questa cosa qua, perché il pilota, per quanto è efficiente, a mano si riesce a fare ancora di più, si riesce a mantenere la planata più a lungo, però le temperature erano fredde, quindi si doveva alternare questa cosa qua. Io devo dire che a sud ho timonato molto poco proprio per le temperature. Io ho toccato i 23 nodi, che è stato il massimo, 23 nodi è qualcosa di planata. Poi le barche sono pesanti per un giro del mondo, quindi le svuoti piano piano, però sia materiale di rispetto, sia quantitativo di cibo, carburante, la prima fase di acqua di scorta, tutto comincia ad avere qualche centinaio di chili che influisce su queste performance. Però io devo dire che sono veramente felice della barca e contentissimo. Contentissimo del Class 40 perché sono dei mezzi bellissimi, tra virgolette, non così tecnologici da poter essere gestiti abbastanza in modo umano, Sì. però che danno delle Mi prestazioni. viene spontanea una domanda, no? Hai parlato Class 40 di prima, seconda generazione, oggi hai visto l'evoluzione dei Class 40, è impressionante, dove Tutta addirittura un'altra cosa. sono anche diventati pericolosi, come abbiamo visto, perché ci si fa male a bordo di quei Class 40, che sono delle saponette imbizzarrite, impazzite. Ti chiedo cosa pensi degli ultimi Class 40, se secondo te sono barche adatte per fare un giro del mondo. Si è parlato di possibili giri del mondo in Class 40, però con quelle moderne o con quelle della generazione precedente? Io penso che con l'ultima generazione attuale di Class 40 c'è una buona dose di rischio che non riescano a finire il giro del mondo proprio a livello strutturale. Penso che adesso i Class 40 stanno avendo un'evoluzione simile a quella degli Imoca, quindi alla fine di ogni transat vengono portati in cantiere, viene tolta la chiglia, viene fatto tutto un lavoro di ricontrollo.
Questo si può vedere con Albi Riva, Ambrogio Beccaria, Fornaro, tutti gli italiani che ci comunicano. Quindi è diventata una classe molto, molto professionale da tutti i punti di vista, e anche le barche sono molto tirate. D'altronde fanno delle prestazioni paragonabili a un Imoca di 2 generazioni fa. E quindi quello che ho fatto io a 23 nodi, loro lo fanno spesso. Per me sono delle punte, sono barche, diciamo, quasi completamente diverse. Non si, infatti, sui campi da regata dove careggiano proprio per classe si vede una differenza esorbitante. Adesso io ti chiedo, il futuro come lo vedi? Cioè, torniamo con il tuo vento mare, la tua società la tua attività di skipper professionista, oppure una volta conosciuta la vertigine della vela oceanica, ti potrebbe interessare continuare con qualcosa di simile? È una risposta che non riesco a dare adesso. Cioè no. Mi chiedono se il mio prossimo passo è il Vendée Globe. Io sono anche abbastanza realista e dico no, nel senso che bisogna nascere con un percorso molto più lungo. È diventato uno sport da professionisti al 100%, come dico sempre, lì si gioca con i grandi, quindi ci serve un altro percorso. Io probabilmente un altro. Comunque la vela oceanica è sempre la mia passione. Questo può essere che un avvicinamento a questo mondo, anche magari da terra, anche facendo parte, insomma, di determinati team o di determinate cose, come Beh, sei molto marinaio consulenza in generale. anche in questa risposta, sei molto marinaio, molto equilibrato, no? Cioè, così come tu dici, sto attento alla mia barca, non la voglio, non la voglio far soffrire perché so che mi deve portare all'arrivo. Quindi questo è anche il realismo nell'interpretare certe cose. Ti chiedo un'altra cosa, cosa secondo te a questo punto, quali sono le caratteristiche del bravo velista, del bravo navigatore? Sicuramente avere una conoscenza tutto tondo, secondo me, dell'ambiente, non solo della prestazione velica di per sé, ma anche una conoscenza tecnica del mezzo. Io ho la fortuna che ho una passione anche cantieristica, quindi mi piace molto lavorare il carbonio sottovuoto, un po' da tutti i punti di vista, anche la meccanica. Gli altri mi dicono che ho le mani d'oro da questo punto di vista, perché riesco a farmi tutto da solo, tutto il cockpit, tutte le paratie le ho stampate sottovuoto io, sono leggerissime, ci sto attento. Ed è un aspetto che anche i professionisti cominciano a conoscere, nel senso che sicuramente si dedicano di più alla parte velica, però anche la parte di preparazione di cantiere non sono all'oscuro, loro la vogliono sapere, la conoscono molto È bene, è inevitabile, perché le inevitabile. barche vanno conosciute. Il tuo team, vogliamo raccontare un po' da chi era composto? Allora, io diciamo, dal punto di vista di barca, ero io assieme a Filippo, che è il mio braccio destro. Poi ci sono delle aziende, delle realtà, degli artigiani a Monfalcone, dove sto da 18 anni, che mi hanno aiutato, che quindi è il meccanico quando abbiamo fatto la revisione completa del motore. Ci sono dei ragazzi che si occupano di laminazione e mi hanno seguito passo passo con tutti gli aiuti per fare le paratie sottovuoto, i trucchi per essere più veloci, i trucchi per staccarle, perché poi c'è tutta questa cosa qua, anche sui consigli. Quindi c'è un team che ha curato, diciamo, la parte tecnica, un bravissimo elettronico, più che elettricista e elettronico. Qui abbiamo fatto delle modifiche per avere dei backup veloci senza dover toccare, ma attraverso dei pulsanti riuscivo a passare da un anemometro all'altro, da computer all'altro, quindi abbiamo fatto un bel lavoro anche di elettronica. E poi c'è Enrico Candeloro, che è un amico, che è l'azienda World Appeal, che loro hanno seguito tutta la parte mediatica, le sponsorizzazioni, tutto il sito, il merchandising, lo seguono loro. Poi c'è naturalmente la mia compagna e la mia famiglia, che mi hanno dato un supporto sia umano, ma anche sotto, mi hanno seguito, insomma, la Corugna, mio compagno un mese prima della preparazione. Tutto. E un grosso, grosso aiuto mi è stato dato da Andrea Giorgetti, che era il mio routier, con cui collaboriamo con una realtà
si chiama Yacht Pro Hub. E lui, devo dire che per 5 mesi, per 2 volte al giorno, domenica, Natale, Capodanno, tutto compresi, mi dava gli aggiornamenti e mi seguiva. È stato un grande lavoro anche quello. Ci hai portato, penso, dentro abbastanza ai meccanismi, alle dinamiche, allo spirito anche con cui uno skipper professionista, però comunque non un navigatore oceanico di carriera, ha scelto di fare questo salto. Abbiamo detto all'inizio che tu con quei 153 giorni in mare non stop, adesso sei entrato nel club molto esclusivo dei 6 navigatori italiani che hanno completato questa impresa. Come ti senti, diciamo, a far parte di questo tavolo? È una grande soddisfazione personale. E, è anche difficile un po' da esprimere perché io lo considero un club esclusivo, inclusivo, nel senso che è esclusivo per pochi, ma all'interno è molto inclusivo, nel senso che tutti quelli che sono all'interno, che abbiano seguito una strada professionale di regate e competizioni o meno, capiscono la durezza. Io ho avuto Louis Bourton che mi ha mandato un messaggio di complimenti all'arrivo, una persona che è arrivata terza a un Vendée Globe, transate e tutto, è una bella soddisfazione perché per quanto siano i team grandi, per quanto siano i budget enormi, poi chi va a navigare alle latitudini australi sono loro e quindi sanno benissimo la fatica che si fa. Senti, ce n'ho tante di domande possibili. Un'altra, prima abbiamo parlato delle planate, no? Interminabili, e tu hai detto momenti di grande gioia. E naturalmente in 5 mesi, come nella vita normale di tutti i giorni, ci sono stati anche momenti invece di grande sofferenza, di grande pesantezza, di difficoltà. Ecco, raccontaci 2 o 3 momenti o qualche momento di difficoltà e come li hai superati. Allora, i momenti meteorologicamente difficili, che poi diventano anche momenti difficili a bordo, sono stati 4, secondo me, difficili. Il giorno della partenza, noi siamo partiti con una perturbazione che ha bloccato la Transat Jacques Vabre per 1 settimana. Hanno ritardato, poi in quell'occasione avevano fatto una prepartenza di classe 40, il Vidiva si era anche fatto male, quindi c'è stata questa partenza con 50-55 nodi di raffica in faccia perché dovevamo passare Finisterre e quello è stato veramente un momento duro anche perché sei stanco della preparazione, la barca è pronta ma manca sempre qualcosa da mettere a posto. Poi un altro momento abbastanza difficile è stato qualche giorno prima di Cap Horn. Mura si era anche un po', aveva anche un po' rallentato per far passare la depressione. Io, venendo da nord, me la sono presa tutta, però almeno era molto, molto favorevole come angolo. Sopra le isole Falkland ho avuto un vento superiore ai 50 e sotto i 60 per 24 ore, e durante quel momento ho rotto la trinchetta e non si poteva portare. E quelle sono veramente lunghe, sono 24 ore veramente lunghe. Poi il mare era corto e ripido perché là i fondali sono bassi sopra le isole Falkland, quindi mi ha portato via un salvagente, mi portava via le cime dalle sacche nel pozzetto, me le buttava in mare, quindi ho dovuto legare proprio tutte le scote, eppure cercavo di fare velocità perché velocità e sicurezza sui class 40, nel senso stare davanti all'onda non ti travolge mai, e anche 3 giorni prima di arrivare ho preso una bassa pressione. Non era gravissima, c'erano 6-7 metri d'onda, però sei anche molto stanco, manca una Esatto, settimana ad infatti arrivare, e ho rotto il pilota per l'ultima volta proprio in quell'occasione. l'hai descritto anche quel momento lì, l'hai descritto. Questi erano i momenti, diciamo, difficili dal punto di vista della barca, delle condizioni meteo, quindi proprio della navigazione vera e propria. Invece, dal punto di vista umano, tu hai, come giudichi quel periodo, come l'abbiamo così descritto? Ho avuto 2 momenti, tra virgolette, difficili. La parte sud prima di Cap Horn, combattere col freddo. Avendo problemi di energia, anche se avevo riscaldamento a bordo, verso la fine non potevo usarlo e avevo 7 gradi all'interno della barca sempre, l'acqua è a 4 ed è veramente difficile trovare del comfort almeno finché si dorme o così, e questo per più di 20 giorni, quindi è lunga.
E sicuramente un altro momento un po' più di sconforto è stato gli ultimi giorni perché mancava poco. Ho lavorato sul pilota 3 volte e quando sai che mancano 2 giorni e ci si spegne ancora il pilota, dici no, doveva durare solo altri 2 giorni, mancava pochissimo. Poi sono sempre piccole cose a volte, che Certo. però finché non le analizzi e non le risolvi. Io ho dovuto timonare dalle 10 di sera alle 10 del mattino, 12 ore, e il class 40 o queste barche qua non puoi mollare la barra 10 secondi per dire bevo un bicchiere d'acqua o sono velocissime. Quindi alla fine della mattina ho dovuto mettermi alla cappa, fare tutto un sistema per poter lavorare sui piloti. L'ultima domanda che ti faccio è con tutta questa esperienza messa insieme, con il Riccardo Tosetto di prima e il Riccardo Tosetto di oggi, che consigli dai a chi voglia intraprendere, a chi si sta avvicinando alla vela offshore, d'alto mare, sogna l'Atlantico, sogna il giro del mondo, come dici tu, come, che percorso fare, come avvicinarsi? Beh, per imparare, secondo me, ho sempre detto che bisogna navigare tanto perché bisogna entrare in delle condizioni diverse, nel senso che purtroppo la settimana che uno magari ha a disposizione 2 all'anno, le condizioni meteorologiche possono essere tali che non si impara niente, nel senso che bisogna anche trovarsi in determinate condizioni e cercare di non lasciare da parte qualsiasi aspetto. Dal punto di vista marinaro, una delle frasi che mi diceva Angelo Prede, mi diceva sempre: tutti i comandanti sono passati prima per la sentina, nel senso che bisogna fare anche i lavori più banali, conoscere le barche dalla sentina fino al segnavento per dopo essere tranquilli. Io ho fatto un giro del mondo in cui non ho mai avuto momenti di tensione o di paura, al massimo di stanchezza, quello sicuramente, o di stress fisico, mentale, perché si riesce a riposare poco per il freddo, per le velocità e tutto il resto. Però bisogna cercare di padroneggiare le proprie conoscenze. Il mare non si può padroneggiare, quindi fa sicuramente quello che decide lui. Però se uno conosce bene il mezzo e riesce a navigare con dei canoni di sicurezza abbastanza buoni, evita dei problemi più gravi. Poi bisogna praticare la vela. Praticare la vela, bravo. Questo è, diciamo che concludiamo nel modo migliore. La vela è tante cose, però bisogna farla, praticarla per essere pronti a tutto. Questo comunque aiuta in tante cose nella vita in generale, anche senza fare il giro del mondo, senza entrare in quel famoso club. Grazie a Riccardo Tosetto. Riccardo, ti seguiremo ancora, ci vedremo da qualche parte in giro, approfondiremo la tua conoscenza, però intanto ci piaceva fare questa intervista una settimana dopo la tua impresa. Grazie e a presto, alla prossima. Grazie a voi dell'ospitalità.